Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi furono delle nozze in Cana di Galilea e lì vi era la madre di Gesù. E alle nozze fu invitato anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse a lui: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho a che fare con te, o donna? La mia ora non è ancora venuta». Disse sua madre ai domestici: «Fate tutto quello che vi dirà». Orbene, vi erano lì 6 pile di pietra, preparate per la purificazione dei giudei, ciascuna contenente 2 o 3 metriche. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le pile». E le riempirono fino al bordo. Gesù disse: «Adesso attingete e portate al maestro di tavola». E portarono. E il maestro di tavola, non appena ebbe assaggiato l'acqua mutata in vino, non sapeva donde l'avessero attinta, ma i domestici lo sapevano. Chiamato lo sposo, gli disse: «Tutti servono da principio il vino migliore, ed hanno il meno buono quando sono grilli, ma tu hai conservato il vino migliore fino ad ora». Così Gesù, in Cana di Galilea, dette inizio ai miracoli e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Il miracolo delle nozze di Cana, che abbiamo riascoltato, ci dice San Giovanni, è il primo segno con cui dà inizio alla sua vita pubblica. Il motivo è quello che è contenuto al termine dei versetti che abbiamo ascoltato: manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. I miracoli che Gesù compie manifestano la sua gloria, fanno vedere chi lui è per davvero, perché deve risvegliare la fede dei discepoli. Tanto di 2000 anni fa quanto la nostra, che tante volte addormentata. Penso che possiamo accostarci al miracolo delle nozze di Cana con le 3 prospettive dei personaggi secondari che ruotano attorno alla narrazione. Innanzitutto lo sposo e la sposa. Sicuramente erano amici di Gesù, saranno stati loro ad invitarlo. E apparentemente il miracolo che Gesù compie a Cana è un miracolo su una cosa non necessaria. Gesù opererà altri miracoli dopo questo, che gli occhi nostri sono certamente più fondamentali. Restituisce la vista ai ciechi, scaccia gli spiriti immondi, risuscita addirittura i morti, raddrizza una donna che era curva da tanti anni e così via. Certo, agli occhi di chi restituisce la vista ai ciechi, di chi si sente restituire la vista, oppure di chi si ritrova guarito da un male, cambiare l'acqua in vino in una festa di nozze ci sembra una cosa quasi banale. Ci viene da dire: così doveva iniziare Gesù davvero i suoi miracoli. Gesù inizia apparentemente da una cosa ordinaria, da una cosa non necessaria. Questo è ancora il modo con cui Gesù entra nella nostra vita. Non ci saranno forse fatti straordinari, fatti imponenti, miracoli particolarmente vistosi. Dio agisce nella nostra vita in una maniera che noi giudichiamo tante volte ordinaria, fatti che tutto sommato quasi appartengono alla nostra quotidianità. Un esempio forse per tutti: il fatto di coricarsi alla sera e di alzarsi al mattino lo diamo quasi per scontato, perché riteniamo in fin dei conti che la vita sia nostra proprietà, sia qualcosa che ci appartiene. Ma qui si nasconde davvero la potenza di Dio. In un certo senso, il vivere, l'essere vivi, non è un miracolo secondario rispetto alla guarigione di un cieco. Semplicemente la guarigione del cieco è qualcosa che noi non abbiamo tutti i giorni sotto i nostri occhi. Mentre invece poter vivere minuto dopo minuto, questo
questo sì che è sotto i nostri occhi, in un certo senso diamo quasi per scontato. La nostra vita non appaia alla fin fine come quella dell'autore francese che definiva Tartarino di Tarascon, il quale andava a caccia di leoni nei corridoi di casa sua. Sappiamo che leoni nei corridoi della casa non esistono. Così vale anche per la nostra vita. Saranno poche forse le cose straordinarie, i fatti imponenti con cui Dio ci parla, con cui Dio si manifesta. Tante piccole cose a volte ci fanno dire aspetto ancora, per capire che cosa fare della mia vita, per capire che cosa il Signore vuole da me, per capire dove devo muovermi. Se aspettiamo fatti imponenti, leoni nei corridoi di casa nostra, arriveremo alla fine della nostra vita forse con la bocca asciutta. Conoscere che c'è il dito di Dio nelle cose naturali, così come il dito di Dio era presente in quel cambiare l'acqua in vino in una festa di nozze, cosa certo non così importante. Il secondo personaggio che appare secondario, diciamo, nella scena delle nozze sono quei servi, quali riempiono di acqua quelle giare di pietra che avevano un volume decisamente grosso. Sarà stata un'opera molto lunga nel tempo, non certo cosa di minuti, ma forse di parecchie ore. Il momento in cui veniva a mancare il vino sembra una cosa assurda portare dell'acqua. Che quei servi portassero l'acqua non era una cosa naturale, se era il vino a mancare. Ma quei servi obbediscono, c'è l'obbedienza. Se i servi non avessero obbedito, l'acqua non si sarebbe tramutata in vino. Possiamo allora chiederci questa sera, a chi obbedisco io innanzitutto? Obbedisco a me stesso, alla legge del mio cuore, alla legge della mia mente, alla legge del mio istinto, o obbedisco alla legge di Dio? Quando specialmente le cose non mi sono chiare, quando tutto sommato le cose diventano difficili da comprendere, come quei servi che dovevano portare l'acqua quando mancava il vino, lì si tratta di andare avanti nel cammino dell'obbedienza. L'obbedienza porta frutto in ogni campo. L'obbedienza a Dio innanzitutto, l'obbedienza alla Chiesa, l'obbedienza anche che dobbiamo in un certo senso, anche se non strettamente giuridica, alle persone che abbiamo in vicino. Marito e moglie, padre e figlio e così via, posto di lavoro. L'obbedienza è la virtù che ci permette che anche l'acqua della nostra vita diventi vino buono. Da parte di Dio obbedì molto. E anche quando il Papa, che allora non lo conosceva, gli ingiunse addirittura di non celebrare più la messa pubblicamente e di non ascoltare più le confessioni, lui disse bisogna obbedire. E chinò il capo e andò avanti di nuovo. Chissà che non possiamo imparare anche noi dai santi questa obbedienza, che davvero porta frutto molto di più di quello che noi possiamo pensare. E infine la figura di questo maestro di tavola. Sicuramente era lui a dover tirare su le sorti di quel banchetto. Eppure chi solleva le sorti che decisamente andava in un'altra direzione è il Signore. Ma l'onore se lo sarà preso lui. Nessuno sapeva se non i servi, ci dice San Giovanni, chi aveva portato quel vino buono. Così anche capita nella nostra vita. Il Signore in un certo senso sembra nascosto, ci fa andare avanti, ci fa camminare anche per nostro conto. Ma la vita, la storia del mondo, la storia della nostra esistenza personale resta sempre nelle mani di Dio, e guai dimenticarsi. Quanti disastri arrivano dove l'uomo si dimentica che la sua vita e che la storia del mondo, che le leggi del mondo sono nelle mani di Dio e non possono essere nelle mani del mondo. Vale la pena ricordarsi di questo, specialmente nelle ore di difficoltà, quando i tasselli del nostro mosaico, il mosaico della nostra vita, sembrano non coincidere, quando arriva l'ora buia, l'ora della sofferenza, l'ora della contrarietà. Ricordarsi che la storia nostra, la storia del mondo, continua a essere nelle mani di Dio. I padri della Chiesa dicono che
quel miracolo delle nozze di Cana era anticipo di quel miracolo che sarebbe avvenuto nell'ultima cena. Qui Gesù trasforma dell'acqua in vino. Nell'ultima cena Gesù trasformerà quel vino nel suo sangue, quello che si ripete ora. Quel calice che offriamo al Signore, Lui ce lo restituisce trasformato nel suo sangue. Mettiamoci alla sua scuola in questa messa, alla sua scuola per riconoscere la sua presenza, che nel piccolo Lui si rende presente. Forse anche scopriremo che nelle cose piccole della nostra esistenza continua a essere presente il suo dito potente che non si stanca anche per noi di fare cose grandi. In nomine Padre, et Figlio, et Spirito Santi. Amen.
Thank you.